Ecco partiti, vediamo subito Nadia che si mette in testa quasi all'inseguimento dei ragazzi, proverà, magari avrà questo stimolo in più per riuscire a fare una buona prestazione, che è un aiuto sicuramente grande, perché lei deve sempre dettare il ritmo e fare tutto da sola, questa cosa qua le può essere d'aiuto, farà almeno meno fatica psicologica se non altro. Guardate che gazzella, che corsa spettacolare. Anesi è al comando della gara lievi. Una scivolata. Al comando della gara lievi Anes Di Marco, seguito da Zani Rinor, e al comando della gara lieve Basso Clettinaria, seguito da Linda Palumbo. Seguono poi Ivana Pedregado e Cade. Anesi sta affrontando il primo passaggio, fra circa 80 metri vedremo il passaggio al primo chilometro. Sette il primo passaggio. Passaggio di 3.18, passaggio di Nadia Battocletti. E passaggio di Linda Palumbo, 3.35. Ora passaggio di Caden Alessandro e Manafiel Delgado. Nadia, ricordiamo, è al primo anno di categoria, ma non accusa il salto di categoria, ha un talento infinito, un fisico per la corsa, leggera, agile, elegante. Vai Joshua!
Anesi è a metà gara, va affrontando il secondo giro e poi affronterà l'ultimo giro, mentre le allieve arriveranno al prossimo passaggio. Vai Joshua! Anesi seguito con 60-70 metri da Dani Rinor. Ricordiamo che il percorso è molto impegnativo, nervoso, tra le linee e gli appoggi devono essere molto precisi perché sono in terreno dissestato, quindi questo complica, diciamo, le difficoltà e comporta un rinforzo delle caviglie, quindi un ottimo allenamento di propria eccettiva. Nadia Batocletti sta affrontando l'ultimo pezzo all'interno della linea, poi girerà la collinetta, affronterà l'ultimo strappo e il rettilineo d'arrivo trionfale, vittorioso. Secondo passaggio, 6:31, leggermente calato, il primo passaggio effettivamente era molto forte, forse troppo. E arrivo di Nadia Batocletti, ancora in spinta, un'ottima corsa, un'ottima performance. Vittoriosa Nadia Batocletti, ulteriore vittoria al suo palmarès che è già ricchissimo. Questo è stato un allenamento per lei. 6:54 il tempo sui 2 chilometri di questo percorso veramente impegnativo. Ottimo tempo, ottima prova di efficienza. Ecco, arriva la seconda allieva, Linda Palumbo. Sette:23 per Linda Palumbo, una trentina di secondi da Nadia. Riccardo, fai un bel sentito. Intanto Anesi e Adalina stanno portando il loro ultimo. Cade l'Alessandro che affronta il suo giro. Ti vado a giocare, è figo il sentiero. È vero, è finito. Il passaggio anche di Panacea Delgado che affronta l'ultimo chilometro della sua fatica odierna. Dai Joshua! Un po' di frequenza, dai! Dai, mettici un po' di frequenza, dai che lo vai a prendere! Vai Joshua, vai a prendere! Dai che lo prendi! Vai che lo prendi, Joshua! Prossima gara in programma, categoria cadette, 1500 metri, alle 11:15, quindi tra una decina di minuti più o meno. Cominciate a portarvi per la punta, ragazze. Categoria cadette, un giro piccolo, un giro grande, prima il giro piccolo, successivamente il giro grande. Arrivo anche per Sopka Sara, quarta del cross allieve. Vai Joshua!
Ed ecco l'arrivo vittorioso di Anesi Marco. 10 e 12 sui 3 km del percorso. Seguito a breve distanza da Dani Rino. 10, 21 e 5 più o meno.